Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4 o PS5, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orcoverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo glitch su Red Dead Online. Allora orchetti, per chi ancora non lo dovesse sapere, i giocatori che utilizzano la carta abilità Mai Senza, dove il cappello bloccherà un singolo colpo alla testa per poi cadere a terra, e quando il personaggio indosserà un cappello subirà meno danni, mentre quando non lo indosserà subirà più danni, vale con tutti i tipi di cappelli, tranne con i soprabiti degli animali leggendari. Con questo glitch non solo il soprabito dell'animale leggendario diventerà un cappello, ma bensì si potrà indossare velocemente in un qualsiasi momento. La prima cosa che dovete fare per eseguire questo glitch, dovete uccidere e scuoiare il castoro lunare leggendario, che si può trovare in questi 5 punti di spawn nella mappa in Free Roam. Poi dovete vendere la pelle del castoro lunare leggendario a Gus e poi acquistare il suo soprabito, ovvero il soprabito lunare. Dopo aver acquistato questo soprabito, dovete salvare l'abito con il soprabito lunare negli abiti personalizzati. Se volete, prima di salvare l'abito, potete modificare l'abito tranquillamente, che il glitch funzionerà ugualmente. Quando avete salvato l'abito con il soprabito lunare negli abiti personalizzati, dovete equipaggiare l'abito per indossarlo. A questo punto, indossando quest'abito con il soprabito lunare e avendo equipaggiata la carta abilità passiva Mai Senza, se un giocatore vi colpirà alla testa, nonostante avete il soprabito lunare, ovvero di un animale leggendario, che normalmente non conta come un cappello, la parte superiore del soprabito lunare, ovvero la faccia del castoro lunare leggendario, cadrà per terra come se fosse un cappello, e se poi aprite l'inventario, andate su oggetti e poi vi recate in basso a sinistra, dove c'è la categoria vestiti, potete selezionare il cappello lunare in modo che comparirà subito nella testa del proprio personaggio. Potete sfruttare questo glitch in Free Roam e in qualsiasi attività, come eventi Free Roam e resa dei conti. Se infatti prima di giocare una resa dei conti selezionate quest'abito con il soprabito lunare, potete subito sfruttare questo glitch appena un giocatore vi colpirà alla testa facendovi volare via la parte superiore del soprabito lunare. E attenzione orchetti, in quanto mentre eseguite il passaggio dove dovete selezionare il cappello lunare dall'inventario, il personaggio dovrà essere in piedi e immobile. Inoltre, in alcuni casi è possibile che facendo questo procedimento una volta non farà comparire il cappello lunare alla testa del nostro personaggio, ma sarà necessario doverlo eseguire 2 volte di seguito. Un glitch davvero molto utile che nella maggior parte dei casi vi salverà dalla morte se state utilizzando la carta abilità passiva Mai Senza. E niente orchetti, prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Se siete su PlayStation 4, vi invito ad entrare nella mia community, OrcuverdeGamer, tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video, così come anche tutti i link dei miei social,
pagina Facebook, Instagram, canale e gruppo Telegram, dove vi invito a seguirmi. E da Orcuverde tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!